e Mary J. Blige suona alle 19.48 in diretta su Radio Amore One Dance. E adesso è arrivato il momento che mi piace di più. È arrivato il momento dell'amore e a questo punto dobbiamo fare questa tanto attesa telefonata per capire se la ragazza Stefania, di cui parlavo poc'anzi, decide di rispondere innanzitutto e decide di non picchiare il fidanzato che ha voluto farle questa sorpresa. Diciamola tutta, Simone, che le dedica questo messaggio, è con lei in questo momento e ovviamente lei non sa che sta per ricevere la nostra telefonata, quindi o ci manda a quel paese o gli sembriamo un... magari gli vogliamo vendere qualcosa e ci chiude, ma lo proviamo. Prova subito. Lo proviamo in diretta, allora la chiamiamo, vediamo se squilla intanto. Vediamo. Siamo pronti? Io sono più agitato di loro, guarda. Vediamo, suona. E già questo è un buon segno. Vediamo se risponde. Perché è tutta una sorpresa. Risponde secondo te? Sì. Pronto? Sì. Stefania? Sì? Stefania, ciao, sono Simone. Tu non mi conosci, ma sei in diretta su Radio Amore One Dance. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Non mi chiudere, non sono un pazzo. Io ti chiamo. No, non ti preoccupare. Grazie. Da parte del tuo fidanzato. Io so che in questo momento siete insieme, tu e Simone. Sì. Sì, e lui non ti ha... Sì, lui non ti ha detto niente, vero? No. Allora, guarda, Simone ha contattato noi della radio perché ha un messaggio per te. Scusa un attimo. Sì. Ciao, okay. Stefania, sono Sara, la co-conduttrice di Simone Russo. Per un messaggio d'amore serve la canzone d'amore giusta. E il buon Alberto Castagna ci ha insegnato qual era la canzone giusta. Ecco, la suoniamo subito. E allora, Stefania, hai 2 minuti per noi? Ma anche 3-4. Guarda, allora. Che brava Stefania. Stefania, immaginami con la voce di Simone, ovviamente. Immaginami bello come Simone, immaginami, insomma, un Simone. L'accento è uguale, quindi. Sì, esatto, l'accento. Ma Simone è bello, com'è Simone? Sei pronta, Stefania? Perché ho un messaggio. Vai. Da parte di Simone. Stefania, sai che io non sono tanto bravo con le parole. A volte vorrei dirti tante cose, riempirti di complimenti e ringraziarti per esserci, ma non ne sono capace, mi blocco, ma tu sai leggermi negli occhi, tu sai leggermi dentro. In più di un anno ed un mese per l'esattezza, la mia vita è cambiata, la mia esistenza è cambiata, la mia quotidianità è cambiata, io sono cambiato. Il merito è solo e soltanto tuo e della tua voglia di condividere la vita con me. Ogni mattina mi sveglio e ringrazio la mia tenacia e la mia forza di volontà. Sono fiero ed orgoglioso di aver insistito e di non essermi mai arreso. All'inizio sembrava un percorso in salita e in realtà lo è stato, ma la mia voglia di te mi ha fatto vincere qualsiasi battaglia. Non mi sono arreso e sono felice di questo. Tu sei unica, tu sei coraggiosa, tu sei intelligente, tu sei bellissima, tu sei capace di tutto. Lo sai, alcune volte i momenti bui hanno fatto parte di me, ma tu c'eri, tu sei sempre al mio fianco. Ogni tuo sorriso è un motivo in più per andare avanti e superare i miei momenti bui. Tu ci sei e mi aiuti a non cadere. Stefania, grazie, grazie e ancora grazie, perché solo grazie a te oggi posso dire che sono felice e ringrazio il buon Dio per avermi dato la fortuna di averti al mio fianco. Stefania, anche se non sono bravo con le parole, devi sapere che ogni singolo attimo vissuto con te ha cambiato in meglio ogni parte di me. Grazie e ti amo. Secondo me a Stefania è scesa la lacrimuccia. Stefania, ci sei ancora? Ride. Grazie. Devi ringraziare il tuo fidanzato che è lì con te. Già il bacio è partito, se sentite il rumore. C'è stato un bacio? Sì, me l'ha dato. E allora Simone, vogliamo sapere anche più di uno. Ammazza. E vogliamo sapere, Simone, com'è in questo momento Stefania? Super felice, con gli occhi che si sorridono. Bella questa cosa. È bello trovare fidanzati che fanno dediche. Cioè, gli occhi che gli sorridono. Sì, è vero, mi fa sempre felice, sei amico. E allora Stefania, dimmi un po' un complimento di Simone e poi ci salutiamo. Un complimento? Sì, perché hai scelto lui? È troppo difficile solo uno. Addirittura, questo è vero amore, cari amici di Radio Amore One Dance. Non mi pare che io l'ho scelto così a caso. Cioè, io non ci sono applicata per sceglierlo. Stefania, quanti anni avete?
Io 23, lui 25. Ah, beh, ancora è presto per il matrimonio. No, non ancora è presto. Ancora ma quale presto? Poi 2021, 2022, stiamo progettando. E allora dobbiamo essere invitati. Allora vogliamo i confetti, Stefania, ci fai avere i confetti? Assolutamente, ve li faremo avere. Grazie mille, ciao Stefania. Ciao ragazzi. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Che bello, mi sono emozionato anch'io, guarda. Sì, anche lui, gli occhi a forma di cuoricino. È vero, c'è tanto romanticismo nell'aria, guarda. E allora dobbiamo rovinare questo momento, roviniamolo subito e ci suoniamo una canzone che non c'entra niente, ma che mi piace. Bravo. Va bene, si fa così, quelli bravi l'annunciano. Frankie Energy. Io maquillage per chi tinge di beige ogni aspetto del menage, per chi c'ha le pezze al culo e se le chiama decoupage. Pugni in tasca stringono gli spicci che rimangono, dei 1000 euro che da un mese s'assottigliano. Il denaro è detto liquido per via che evapora, da corpi che il padrone idrata con un'elemosina. Pugni in tasca anche per chi non si può ammalare mai, per chi paga per far pratiche, per chi raccoglie guai, che costringono chi vuole fare un figlio a restare un figlio confinato a casa col bavaglio, a pagare una pensione, ospitati solo a mezza, a vivere una vita che ogni giorno si deprezza, che piega chi si spezza, così non fa rumore.